Adesso abbiamo in linea telefonica il senatore Salvatore Biscitelli, consigliere comunale della lista appunto Gruppo Civici per Porto Recanati. Buonasera Biscitelli. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, ritorniamo a parlare di questa trasmissione report. Tu chiedi, Salvatore, che ci sia un consiglio comunale aperto in modo da chiarire anche il percorso che è stato fatto per arrivare a questo finanziamento di 8 milioni, ma soprattutto a capire come mai si è data una rappresentazione di una realtà che non esiste, anzi di una situazione che non esiste nella realtà. Ecco, il comunicato è lungo, se ce lo puoi sintetizzare anche nello spirito, se sei rimasto male quando hai visto il servizio. Ma diciamo che sapevo, perché avevano cercato anche il sottoscritto, sono stato lì quando c'è stato questa intervista che hanno chiesto alle opposizioni, però ecco, a parte la trasmissione che diciamo ha portato così un po' all'attenzione nazionale questa questione, che sembra un po' diciamo surreale, come dicevo, perché perlomeno noi che viviamo a Porto Recanati da tanti anni, c'è sicuramente la questione dell'hotel house che è stringente, sempre annosa, e che andrebbe affrontato, tant'è vero che ho sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale l'opportunità di fare una commissione speciale per poter trattare un po' tutte queste tematiche, ed è stata accolta dalla maggioranza. Però diciamo che la questione del caporalato mi è nuova, non ne avevo mai sentito parlare, siamo rimasti un po' tutti stupiti, anche perché da come ho capito c'è stata un'attenzione anche da parte dell'ANCI, da parte degli altri comuni della Vallata del Potenza, per cui ecco, capire un po' questo studio statistico anche che è stato fatto di flussi diciamo di lavoratori che poi hanno queste necessità abitative, da dove viene questo studio, come è stato proposto e come mai anche il Ministero con i fondi del PNRR abbia accolto così senza verificare, senza diciamo avere un minimo di certezze, e se era soltanto una dichiarazione con un'autocertificazione per cui uno poteva scrivere qualsiasi cosa, ma penso che poi ci siano delle responsabilità, no? Se sono state riportati dati non corretti, per cui era un po' questo che si voleva accertare, perché poi in effetti basta guardare il programma che è stato di report per capire che le realtà del sud Italia, quelle sì che soffrono da decenni situazioni di socialmente difficili, proprio per la presenza di questi lavoratori che spesso vengono sfruttati e che vivono in situazioni molto precarie di indigenza totale. Allora lì solo che una baraccopoli con 500 braccianti che vivono in condizioni disperate e Porto Recanati non l'abbiamo mai vista, ma neanche nel Foggiano, dove infatti, ma non sappiamo come ci si è arrivati. Allora ecco, fare trasparenza, fare chiarezza sarebbe diciamo un dovere da parte del sindaco, portarla all'attenzione un po' di tutti, perché tra l'altro il clamore ormai è di carattere nazionale, per cui molti si chiedono il perché sia stato presentato un progetto di questo tipo e come mai dall'altra parte c'è stata una sicuramente, come dire, un'accettazione improntata al massimo rispetto della richiesta presentata. Ecco, io infatti avevo anche sollecitato un po' oggi chi rappresenta la città di Porto Recanati a livello nazionale in Parlamento, cioè la senatrice Leonardi, ho provato anche tramite suoi conoscenti di contattarla direttamente, ma oggi non sono riuscito perché non risponde, affinché possa lei interessarsi e fare magari una interrogazione a livello parlamentare per chiedere al Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro come è stata affrontata questa richiesta e quali sono
i dati reali che sono stati portati all'attenzione e in base a quale, a quali dati si è accolta, e ecco, avere un po' la certezza anche dall'altra parte di come sono state portate avanti questo tipo di attività. Certo. Beh, non sarebbe interessante quella dell'interrogazione parlamentare. Quello che si sospetta è che un progetto che poteva essere di meno impatto, diciamo così, che potesse rappresentare una situazione più reale, forse non avrebbe ottenuto nessun finanziamento. Ma adesso farselo togliere dopo aver dato delle cifre che forse sono un po' esagerate. Comporti anche fare una dichiarazione in cui. Appunto, dei dati che non sono, diciamo, come dire, reali rispetto ai dati che ci sono, nel senso che magari è stato sbagliato il conteggio, da come diceva il sindaco, ecco, proprio questo bisognerebbe capire, cioè i flussi come sono stati in qualche modo calcolati, no? Lì diceva sono flussi che nel corso di un intero anno, sì, ma poi dove sono fisicamente queste persone? Dove si fermano? Cioè, perché hanno necessità di... Dove alloggiano? Degli alloggi. Questi alloggi poi non esistono, precari, perché stare lì a ristrutturare case e metterli in alloggi se loro non ne hanno necessità? Cioè, tutto questo è come se fosse un cane che si morde la coda, perché non si riesce a capire bene dove prendere l'inizio, no, della storia. Per cui ecco, forse anche per lui sarebbe bene, diciamo, portare all'attenzione della comunità in un consiglio comunale magari dedicato per avere delle certezze un po' a tutto il procedimento che è stato adottato, no? In effetti la questione che Porto Recanati sia stata presa a livello nazionale come il centro del caporalato, perché ha preso il finanziamento più cospicuo fra tutti i comuni, cospicuo rispetto anche a realtà che conosciamo da anni, di cui abbiamo la certezza assoluta, che come dicevo sono Rosarno, magari sono le città del Castel Volturno, cioè città del sud Italia dove questa questione è centrale. Ed è anche, poi mi chiedo, ma il ministero non si è fatto una domanda prima dell'accettazione? Cioè anche quello, ecco perché chiedevo un'interrogazione parlamentare, no? Ecco, e allora, essendoci una senatrice che giustamente è della città di Porto Recanati, molto probabilmente potrebbe essere la persona adatta a presentarla e a poter capire dove sono state anche le mancanze sotto quel profilo, ecco. Adesso il sindaco ha indetto un'assemblea pubblica alla sala consigliare per giovedì alle 18, ma... Bene, già l'assemblea pubblica potrebbe essere, diciamo, come dire, un tema da poter, cioè potrebbe essere anche una sede per parlare con la città, ma secondo me il consiglio comunale aperto potrebbe essere un'occasione ancora migliore, perché in quella sede potrebbero essere invitati anche gli altri attori che hanno fatto in qualche modo parte della presentazione di questo progetto, magari altri sindaci che sono stati coinvolti, ecco, per l'ANCI, per capire, no? Un consiglio comunale aperto potrebbe permettere anche la partecipazione di questi soggetti. Ecco, l'ultima cosa, Presidente, ma voi questo progetto che aveva portato a questo cospicuo finanziamento lo conoscevate? No, io non lo... Cioè, ma questo non è... Avevamo parlato già in precedenza nei consigli comunali precedenti, però non si capiva se c'era la questione degli alloggi, era stato un po' fumoso, no? Era stata anche un'interrogazione del centrodestra. Poi, ecco, forse questa indagine fatta da Report che riguarda un po' tutto il territorio nazionale rispetto a questo tipo di provvedimenti ha un po', come dire, fatto capire alcune cose, e anche l'intervista fatta al sindaco, no? Ci ha fatto forse capire che qualcosa alla fine di fumoso, anche di non ben rappresentato è accaduto, per cui la chiarezza, la trasparenza in questo momento sono due criteri per cui potrebbero spiegarsi tante cose.
Infatti, infatti. E per questo che io ricordo che quando voi interrogavate, pressevate su questa questione, dicevo ci stiamo lavorando, mi ricordo allora, il sindaco diceva grande, sempre ci stiamo lavorando, ma in realtà... I fondi del PNRR, no? I fondi del PNRR, è stato sempre detto che questi fondi, in particolare essendo la città al di sotto dei 15.000 abitanti, non aveva chance di poter giungere ad ottenerli perché doveva mettersi insieme ad altre realtà, quindi era stato fatto un progetto insieme al comune di Monte San Giusto. Io avevo criticato il fatto della scelta del comune, però lì non era passato, diciamo, questo tipo di progettualità. E poi in definitiva c'erano anche, però io sapevo che c'erano, come ci sono questi sulla lotta al caporalato, c'erano però dei fondi in qualche centinaia, in misura di qualche centinaia di milioni, per esempio per rifare le strade, per poter fare questo tipo di attività, e lì nessuno ha fatto domanda. Poi loro hanno detto che hanno fatto comunque, hanno preso dei finanziamenti per quanto riguarda il digitale, e va bene, però si poteva tentare forse approfondire magari l'opportunità di chiedere altro, e poi è uscito fuori questo progetto milionario. Allora sarebbe giusto chiedere diciamo trasparenza in un'assemblea pubblica, però forse è meglio in un consiglio comunale aperto, così almeno si dà, come dicevo, l'opportunità anche ad altri attori di intervenire. Certo, certo, anche perché da quello che ho capito anche dal comunicato del sindaco si cerca di mettere a confronto i cittadini con coloro che hanno elaborato il progetto, quindi molto probabilmente con i tecnici che saranno sottoposti. Ma infatti potrebbe essere anche che i tecnici, diciamo, come dire, abbiano delle questioni da poter presentare, per cui il progetto aveva una sua diciamo fattibilità. Noi questo non l'abbiamo capito sino ad ora, report in effetti nemmeno loro, per cui cerchiamo di capirlo insieme. Benissimo, grazie mille Piscitelli, come al solito sempre disponibile. Grazie, grazie, ci vediamo.